Un saluto a tutti gli amici di Nuova Civiltà. Visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, oggi sono qui proprio per parlarvi della Pasqua che, lo sappiamo, nella tradizione cristiana, celebra la passione, la morte e, la risurrezione di Cristo. In realtà, anche la Pasqua è una delle tante feste pagane che la Chiesa ha scippato altre tradizioni. Nonostante su molti siti, articoli o pubblicazioni naturalmente di stampo cattolico, potrete leggere che questo non è vero, che questa è una bufala. Non lo è, non è affatto una bufala, anzi è la verità storica ed è facilmente dimostrabile. Ma come al solito i fedeli sono disposti a cambiare la storia piuttosto che ammettere di credere in quella che è solo una favola, diciamo, inventata da un certo Paolo di Tarso. I fedeli fanno anche un'altra affermazione, affermano che di Pasqua si parla nei Vangeli. E in realtà questo è vero, ma si parla nei Vangeli della Pasqua ebraica, durante la quale si sarebbero svolti i fatti che appunto i Vangeli narrano. E la Pasqua ebraica ha nulla a che vedere con ciò che poi la festa sarebbe stata fatta diventare nel cristianesimo. La Pasqua ebraica o Pesach celebra un passaggio e infatti il termine significa proprio questo, passaggio, ossia il passaggio di Dio che risparmia, bontà sua, i figli degli Israeliti. E di fronte al rifiuto del faraone di liberare gli ebrei, uccide quelli degli egiziani, consentendo così al popolo eletto, di liberarsi dalla schiavitù e di uscire dall'Egitto per raggiungere la terra promessa. Il popolo eletto ci impiegherà una quarantina d'anni, ma questa è un'altra storia. E comunque questo è quanto viene raccontato in Esodo 11:4-5, con queste parole. In questa notte io passerò attraverso l'Egitto e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia fra le genti che tra il bestiame. Per facilitargli il compito, non si sa perché, se Yahweh era l'onnipotente, ma non importa, gli israeliti vengono invitati a segnare gli stipiti delle loro porte col sangue d'agnello. E questo è ciò che celebra la Pasqua ebraica. O almeno è una parte, diciamo, di quello che celebra la Pasqua ebraica, poiché infatti le celebrazioni della Pasqua ebraica durano una settimana, ricordando vari momenti. Nel Vangelo di Luca, se ci fate caso, al capitolo 22, versetto 1, si legge: si avvicina la festa degli azimi, detta anche Pasqua, siamo in zona Passione, no? Della narrazione evangelica. E al versetto 7, poco prima dell'ultima cena, sempre Luca afferma: venne poi il giorno degli azimi nel quale si doveva immolare la Pasqua. Immolare la Pasqua significava sacrificare l'agnello a Yahweh, che aveva sempre bisogno di essere tenuto buono. Gli azimi, invece, sono i pani senza lievito, in ricordo di quelli che gli ebrei avevano mangiato la sera prima dell'esodo dall'Egitto, mentre il loro Dio sterminava allegramente i primogeniti degli egiziani. Questa è la Pasqua ebraica, almeno diciamo una sintesi della Pasqua ebraica, ben diversa da quello che poi la Pasqua è diventata. Perché la Pasqua cristiana, e lo sappiamo, celebra tutt'altro, come ho detto, come tutti sanno, la passione, morte e risurrezione di Cristo. Ha mantenuto di quella ebraica solo il nome con cui nei Vangeli è stato tradotto il termine greco Pasca, e poi ha mantenuto il fatto che è una festa mobile. Cade infatti in giorni diversi ogni anno, però sempre entro un determinato lasso di tempo, tra il 22 marzo e il 25 aprile, ossia la prima domenica dopo il plenilunio nel segno dell'Ariete, e non, come si legge quasi ovunque, la prima domenica dopo l'equinozio di primavera. E ve lo dimostro. L'equinozio della primavera 2019, che è un evento astronomico,
sarà infatti il 20 marzo, mentre la Pasqua sarà il 21 aprile. E direi che ne saranno trascorse di domeniche, no? tra queste due date. Quello che comunque importa è che la Pasqua è l'unica festività cristiana che segue i cicli lunari, ossia non cade in un giorno fisso. E questa ciclicità legata alla luna ha origini pagane. Si rifà alla festa, per esempio, di Ishtar, che è una divinità mesopotamica chiamata con nomi diversi in altre tradizioni, Inanna, Astarte, Eostre, Iside, Afrodite, insomma la dea madre, sempre lei. Nei paesi anglosassoni e teutonici, per esempio, questo ricordo è rimasto. La Pasqua, ossia quella che è nelle più antiche tradizioni, ma anche nella cultura romana, era la festa della rinascita della natura dopo il freddo dell'inverno, ancora oggi si chiama Easter o Ostern. Lo stesso uovo di Pasqua, che è tradizione regalare, ha radici simili, è simbolo di fertilità e di vita. E non dimentichiamo che l'uovo cosmico è, in moltissime tradizioni, l'origine dell'universo. Quando il cristianesimo iniziò a fare piazza pulita di tutto ciò che era pagano, e di questo magari vi parlerò nel dettaglio una prossima volta, comprese che non poteva solo distruggere, ma che era opportuno sostituire, imprimendo il proprio marchio su qualcosa di già esistente, qualcosa a cui il popolo era abituato. Fu il Concilio di Nicea, nel 325, a stabilire la data della Pasqua cristiana, che precedentemente veniva festeggiato un po' a casaccio nelle varie comunità di quello che era il vastissimo territorio dell'Impero Romano. C'erano, per esempio, comunità che la celebravano la domenica dopo quella ebraica, sempre di domenica comunque perché, secondo la tradizione evangelica, Cristo era risorto di domenica. Altre comunità, invece, la celebravano il 14 del mese di Nisan, che nel calendario ebraico biblico corrispondeva grosso modo a marzo, e altre comunità ancora che vietavano assolutamente di farla cadere in concomitanza con la Pasqua ebraica. Insomma, ce n'era un po' per tutti i gusti. I padri conciliaristi di Nicea, a questo punto, tagliano la festa al toro, prendono le distanze dall'ebraismo che aveva disonorato la Pasqua con la crocifissione del Signore e scelgono di sovrapporre la fabula Christi alle feste primaverili pagane che celebravano il risveglio, ossia la risurrezione della natura, che diventa la risurrezione di Cristo. Nonostante questo, continua a esserci un po' di confusione sulla data della Pasqua tra le varie ecclesie occidentali e quelle orientali. E così nel 525, ossia ben tre secoli dopo Nicea, un tale Bonifacio, che viene descritto come capo dei notai pontifici del Vescovo di Roma Giovanni I, impropriamente chiamato Papa, diede incarico al monaco Dionigi il Piccolo di fare un po' di ordine nella questione. Il buon Dionigi in realtà fece a sua volta un'altra gran confusione, però almeno partorì un calendario pasquale che avrebbe dovuto mettere tutti d'accordo. La cosa così molto curiosa è un'altra in realtà. Intanto Dionigi il Piccolo si perse tra complicati calcoli e definì anche in qualche modo l'inizio della data del Natale. Però quest'uomo, di cui non si sa quasi nulla perché la sua biografia è assolutamente fumosa e incerta, è riuscito sì a stabilire le date univoche per la celebrazione della Pasqua cristiana e appunto ha dato l'input, diciamo, per fissare quella del Natale impropriamente al 25 dicembre, ma soprattutto ha introdotto una novità della quale da quel momento la storia avrebbe portato le conseguenze.
Grazie a lui, infatti, è iniziata la numerazione degli anni in avanti Cristo e dopo Cristo. Comunque, la differenza di date nella celebrazione pasquale non finisce con Dionigi, ma entrerà a far parte, insieme a altre questioni liturgiche, delle diatribe intorno alle quali si svolgerà il braccio di ferro tra la Chiesa cristiana d'Oriente e quella d'Occidente, che erano divise da un'eterna rivalità a proposito della supremazia spirituale dell'una o dell'altra, anche se in realtà la faccenda di spirituale aveva veramente niente. Nel 1054, anzi, la questione della data della Pasqua fu uno, perché ce ne furono tanti, degli elementi sui quali il patriarca di Costantinopoli, Michele I Cerulario, e Papa Leone IX iniziarono a farsi a vicenda quei dispetti che avrebbero portato al grande scisma dal quale poi scaturita la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. C'è ancora un particolare da evidenziare per avviarmi alla conclusione. Mentre le feste pagane alle quali la Chiesa sostituì la Pasqua erano celebrazioni della vita, della gioia, della fecondità, dell'amore, del risveglio dei sensi, quella cristiana celebra, con il solito lugubre spiegamento di simboli macabri, la passione e la morte in croce di un uomo e, insomma, l'apoteosi della sofferenza che i cristiani sono invitati costantemente ad amare se, come fece Cristo, desiderano risorgere, ma non alle gioie terrene che continuano a essere considerate quando già va bene di serie B, bensì alla gloria dei cieli, in un al di là spirituale che però i credenti lo ignorano, è completamente assente dalla eventuale predicazione di quell'uomo crocifisso sul Golgota come semplice malfattore. Ecco, chiaramente questa è stata una sintesi, e con ciò vi saluto e vi do appuntamento a una prossima occasione, soprattutto vi auguro il prossimo 21 aprile una radiosa festa di primavera in onore della Dea Madre. Ciao!